da noi Chiesa Diocesi Liguri non sono solo riti, non sono solo tradizioni a cui tengono in tanti. All'inizio della Settimana Santa, il Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, ha offerto una riflessione che ha introdotto in maniera puntuale il senso profondo dei gesti che vengono compiuti nel corso della Settimana Santa. Nel lungo servizio preparato questa settimana da Lucia Tolve con il montaggio di Luca Sturla, ripercorriamo i gesti così come sono stati celebrati nella diocesi di Tortona. Con la Santa Messa della Domenica delle Palme anche a Tortona è iniziata la Settimana Santa che ci porterà domenica alla celebrazione della Santa Pasqua, fonte e culmine dell'anno liturgico. È una Settimana Santa che dopo anni di limitazioni per il Covid-19 è tornata ad essere vissuta nel modo tradizionale. Anche la Via Crucis di questa sera, infatti, è tornata a svolgersi processionalmente per le vie della città. Monsignor Guido Marini ha presieduto tutte le celebrazioni del Triduo in cattedrale. La scorsa domenica il presule in cattedrale alle 10:30 ha presieduto la commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme e la Santa Messa. Ma siamo contenti di essere qui, non semplicemente perché è una bella consuetudine vivere la Domenica delle Palme, non soltanto perché è una bella tradizione benedire i rami di ulivo. Non soltanto per questo, anche per questo, certo, ma anche e soprattutto perché oggi abbiamo riascoltato ancora una volta per intero il racconto della passione di Gesù. E che cosa vuol dire riascoltare il racconto della passione di Gesù? Vuol dire riascoltare la passione, la crocifissione, la morte di Gesù per noi, di Dio in Gesù per la nostra vita. È la passione di Dio, è la crocifissione di Dio, è la morte di Dio per noi, anzi. Per me, per te, per ciascuno. Come dovremmo rimanere toccati profondamente da questo? Come dovremmo rimanere commossi ed emozionati per questo? Ci tocca tanto il racconto di un uomo e di una donna che abbiano sofferto. Ma non può non toccarci ancora di più in profondità la memoria di Dio stesso che ha sofferto e morto per noi, per me, per ciascuno. Noi purtroppo abbiamo fatto l'abitudine a questo. Per noi è diventata consuetudine ascoltare queste parole insieme. La morte di Dio, la passione di Dio, la crocifissione di Dio. Oggi è il giorno nel quale finalmente scuoterci da questo terribile torpore, a motivo del quale il cuore non sussulta più ascoltando queste parole. Dovrebbe invece sussultare. Ma sussultare di commozione, sussultare di emozione, sussultare di amore, sussultare di gratitudine, sussultare di gioia. Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha patito, è stato crocifisso, è morto per noi, per me, per la nostra, per la tua salvezza, perché noi, perché tu potessi avere la vita. Chiediamo questa grazia. Che la giornata di oggi possa essere questo, per tutti e per ciascuno.
Ieri mattina alle 9:30 il vescovo ha presieduto la Santa Messa crismale che è stata concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi. In quella celebrazione sono stati consacrati il sacro crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. Questa dipendenza dall'amore di Dio e dalla onnipotenza di Dio, che siamo chiamati a vivere in tanti modi, ma che certamente ha un suo aspetto qualificante nella nostra preghiera. Ci domandiamo, quale posto ha la celebrazione eucaristica nella mia giornata e come la vivo? La celebrazione eucaristica. Quale posto ha la confessione nella mia vita e come la vivo la mia confessione? Quale posto ha la liturgia delle ore nella mia giornata e come la vivo la liturgia delle ore? Quale posto ha l'ascolto della parola di Dio nella mia giornata e come lo vivo questo ascolto? Quale posto ha il mio rimanere davanti al Signore lungamente durante la mia giornata e come la vivo questa sosta orante davanti al Signore nella mia giornata? Sono interrogativi che non possiamo non porre a noi stessi oggi. Perché? Se il nostro ministero non è fecondo come dovrebbe essere, non sarà forse perché questi aspetti della vita che qualificano la nostra preghiera e la nostra vita di grazia non sono sufficientemente presenti? Se la nostra comunione non è bella come potrebbe ancora essere, non è forse perché questi elementi della nostra vita non sono sufficientemente presenti? Se il cammino sinodale che stiamo vivendo non è sufficientemente incisivo nella nostra diocesi, non è forse perché questi elementi non sono presenti in modo sufficiente? Se le vocazioni non fioriscono ancora come sarebbe nel nostro desiderio, non sarà perché questi elementi nella nostra vita non sono presenti in modo sufficiente? Interroghiamoci. Certo, siamo uomini di preghiera, ma possiamo esserlo di più, nella misura in cui ritornano nel nostro cuore, nella nostra mente, queste parole. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è, che viene, l'Onnipotente. Perché se queste parole si incidono davvero nel cuore e nella vita, allora capiamo che la nostra forza, l'unica vera nostra forza, è la dipendenza d'amore da Lui. Il Signore ci dona anche questa parola e noi stiamo davanti a Lui dicendo: sì, a volte però sono povero, a volte mi distraggo. A volte ho la presunzione di fare da solo, a volte presumo di essere io a ottenere i frutti e i risultati. Aiutami, Signore, aiutami. E ripetiamo ancora una volta: sì, Signore, lo voglio. Voglio davvero considerarti la mia forza, l'onnipotenza d'amore da cui dipendere con fiducia e confidenza. Alle 18 poi il vescovo ha presieduto la Santa Messa in Cena Domini. Oggi invece alle 18 Monsignor Marini ha presieduto l'azione liturgica in Passione Domini, seguita questa sera dalla Via Crucis che è partita dalla chiesa di San Michele e processionalmente ha toccato tutte le chiese del centro cittadino per giungere in cattedrale per la 14ª stazione. Ora
Andiamo a Genova per ascoltare alcuni passaggi della riflessione che padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha pronunciato nel corso della messa crismale presieduta nella cattedrale di San Lorenzo, una celebrazione a cui tradizionalmente prende parte tutto il clero diocesano, che è stata incentrata su tre parole al centro della riflessione di padre Tasca: missione, condivisione, corresponsabilità, con un importante approfondimento sul tema del compito e del ruolo dei laici. Sentiamo. C'è un desiderio di comunità, di partecipazione, di vita insieme, un desiderio forse non espresso in maniera chiara, ma evidente a chi si accosta alle famiglie, alle persone. È scaturita da questa riflessione l'omelia che padre Marco Tasca ha offerto in occasione della messa crismale. L'arcivescovo di Genova ha invitato i presbiteri e i diaconi a chiedere allo Spirito di saper vedere la grazia già operante in ogni battezzato, suscitando una riflessione sul tema della corresponsabilità. Sentiamo una rinnovata chiamata del Signore ad andare avanti insieme, andare avanti insieme, ministri ordinati, religiosi, religiose, laici, andare avanti insieme nell'assunzione di corresponsabilità al servizio della comunità cristiana. Sentiamo una rinnovata chiamata del Signore ad un'assunzione di corresponsabilità al servizio della comunità cristiana. La strada che Dio sta indicando alla Chiesa è quella di vivere più intensamente e più concretamente la comunione e il camminare insieme, ha ricordato padre Tasca, e non è una questione che nasca da esigenze organizzative o dall'affermarsi di nuove tendenze teologiche, anzi, si tratta di guardare correttamente la Chiesa. Collaborazione dunque e condivisione, e su questo occorre dedicare energia, tempo e fantasia nella formazione, ha sollecitato l'arcivescovo di Genova, avendo a cuore una Chiesa protesa alla missione, dove ciò che lega l'essere battezzati, dove si cammina insieme. Davvero chiediamo la grazia al Signore di crescere come Lui vuole in questo cammino che il Santo Padre Benedetto e Papa Francesco ci stanno e ci hanno guidato e ci stanno guidando. Finisco con un aneddoto. Molti eremiti abitavano nei dintorni di una sorgente. Ognuno di loro si era costruito la propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presenza di Dio. Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia, quel viottolo, si fece più profondo. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite. La cosa accadde sempre più frequentemente, finché un giorno Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: adesso sì, adesso ho trovato la strada per andarli a trovare. È
è la seconda Pasqua in tempo di guerra per l'Ucraina e le comunità ucraine liguri si apprestano a vivere questo tempo in particolare in preghiera e con la richiesta incessante della pace per la loro terra e per i loro cari. Sono tante le persone che vivono da noi nel nostro territorio, nelle diocesi della Liguria, ormai da diverso tempo. Qualcuno è tornato in patria, qualcuno ha dovuto poi far ritorno nuovamente in Liguria per mettersi al sicuro. E allora, nel lungo servizio realizzato per noi da Andrea Capitani, andiamo a sentire le parole del cappellano delle comunità ucraine della Liguria, padre Vitali Tarasenko. La comunità ucraina del Tiguglio di Genova si prepara a vivere la Settimana Santa, secondo anno di guerra in cui si vive questo momento. Come sta vivendo la comunità questa preparazione alla Pasqua? Ecco, sì, per noi è la seconda Quaresima, è la seconda Pasqua in questo periodo così drammatico della guerra. Quest'anno, ringraziando la chiamata del Papa e dei Vescovi per il Sinodo, abbiamo risposto come la comunità che durante la Quaresima abbiamo fatto la Quaresima sinodale, diciamo così, che abbiamo fatto la prima settimana nell'ascolto profondo di quello che il Signore ci vorrà dire e poi le settimane successive, 4 settimane, abbiamo vissuto negli incontri sinodali della condivisione reciproca. Io non ho predicato in questa Quaresima, ho lasciato lo spazio al silenzio e a quello che il Signore vuole dire a ciascuno di noi e dopo una meditazione, una riflessione e il brano del Vangelo, la comunità si era riunita nei piccoli gruppi subito dopo la celebrazione e hanno fatto una condivisione. E cosa ho scoperto? Ho scoperto veramente quando tu inviti il Signore, Lui con lo Spirito Santo, attraverso la bocca dei nostri prossimi, no? Dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, Lui parla e consola, perché Lui è consolatore. Allora in questo periodo così drammatico della guerra, io ho visto in questa sinodalità veramente un aiuto reciproco e soprattutto far vedere la vicinanza del Signore attraverso il mio fratello e la mia sorella che sta vicino a me, che soffre, che vive i stessi sentimenti. Io ho avuto la fortuna di partecipare anche ai gruppi sinodali dei giovani, dei nostri ragazzi e dei bambini, perché abbiamo fatto anche un gruppo dei piccoli. Ma sono stato molto colpito perché loro, nonostante la guerra, riescono anche a vivere e vivere i loro sentimenti, i loro bisogni, vivere tutto quello che la Chiesa dovrebbe avere. Quando i giovani vengono in chiesa e non si sentono accolti perché magari loro hanno un altro tipo di comportamento e soprattutto anche i piccoli che urlano, che corrono avanti e dietro, comunque loro hanno bisogno che la chiesa sia aperta anche verso di loro, verso i loro bisogni. E questo è bello perché quando un adulto ascolta i bisogni dei ragazzi, poi li vede in modo un po' diverso. Perciò io ho vissuto questa Quaresima insieme con la comunità in una modalità un po' diversa da tutte le Quaresime che abbiamo avuto, ma abbiamo avuto questa necessità di stare vicino uno all'altro e sostenerci. Così adesso ci prepariamo per la Pasqua sinodale, la Pasqua che deve essere la Pasqua di tutti. E ho visto una grande partecipazione e un grande desiderio delle persone di aprirsi verso anche coloro che non hanno frequentato la Chiesa. Magari hanno frequentato per ricevere qualche bisogno, qualche aiuto e poi basta. Invece qui ho visto anche questo respiro nuovo, che non solo un aiuto materiale ma anche un aiuto proprio dell'amore reciproco ci vuole per guarire le ferite della guerra. Vedo la Pasqua molto molto sinodale. Una Settimana Santa che inizia con la celebrazione delle palme, con la benedizione, tanti gesti nella liturgia che si è celebrata.
Sì, si sono unite un po' delle tradizioni. Prima di tutto che è una tradizione locale, quando noi la prima domenica, il primo sabato del mese abbiamo dedicato per la preghiera per la salute e la guarigione. Così abbiamo pregato il Signore per la nostra guarigione e abbiamo benedetto l'olio con quale vengono unte le persone che si avvicinano. E oggi, come la Domenica delle Palme, la tradizione proprio popolare ci vuole che le persone prendono la palma, poi toccano con la palma il fratello e la sorella in Cristo, annunciando che tra una settimana c'è la Pasqua, c'è il giorno solenne, e allora danno questa benedizione. E oggi abbiamo avuto questo mix delle tradizioni, e è stata una novità, come dice Papa Francesco, bisogna essere un po' creativi. Io non aspettavo una reazione così forte anche da parte dei fedeli, che hanno risposto in modo molto positivo, anche facendo altri gesti della benedizione, e soprattutto per sostenere uno l'altro. Via le malattie, via il male, via la guerra, tutto qua via, solo la pace e solo l'amore. Ci si avvicina alla Pasqua con tanti momenti anche in settimana, il digiuno, la preghiera, il silenzio. Questa settimana ci sta preparando per la Pasqua. La settimana noi abbiamo chiamato la settimana anche del silenzio, perché dopo la preparazione sinodale bisogna di nuovo lasciare lo spazio al silenzio. E così soprattutto Venerdì Santo abbiamo dedicato alla preghiera personale e a un silenzio profondo. In più c'è questa preghiera di 24 ore e allora invitiamo voi tutti a partecipare in questa iniziativa di prendere 15 oppure mezz'ora di tempo per pregare per la pace in Ucraina. E tutta la comunità avrà questo piccolo compito, rimanere nell'assoluto ascolto silenzioso in preghiera, veramente per essere illuminati come verrà questa pace, perché tutti mi dicono: ma verrà questa pace, come verrà? Allora abbiamo già svuotato tutte le forze umane, tutti i nostri pensieri e immaginazioni, perché veramente non sappiamo come verrà questa pace. Ci vuole la mano di Dio, ci vuole lo Spirito Santo che ci illumina tutti quanti per accogliere questo dono della pace che viene dall'alto prima di tutto, non dalle forze umane ma dall'alto. È questo che vogliamo, e invitiamo a vivere questo Venerdì Santo come una preghiera profonda, silenziosa nel proprio cuore, e soprattutto chiedendo questa grazia di vivere in pace e nell'amore. Ci sarà anche su Chiavari un momento di comunità, anche con tutta la diocesi, la Via Crucis, a cui parteciperà anche la comunità ucraina. E ringrazio molto per questo invito, perché sempre la vicinanza dei popoli, sempre la vicinanza nella preghiera, fa capire che quando siamo insieme veramente possiamo fare tante belle cose. Perciò ringrazio la diocesi per questa possibilità di nuovo essere partecipi in questa Via Crucis, in questo cammino, il cammino d'insieme, guardando Cristo, come diceva Papa, che quando guarda il nostro popolo sofferente, allora lui lo vede come un Cristo sul crocifisso. Perciò, guardando le persone che soffrono, noi possiamo di nuovo rivivere anche la sofferenza di Cristo, ma non solo la sofferenza, perché dopo il crocifisso c'è anche la risurrezione, quello che vogliamo vivere, sia il dolore che anche la gioia. E vedo che la comunità la vuole veramente tanta gioia dopo una grande sofferenza. Continua anche la possibilità di rendere concreto il sostegno attraverso una raccolta di generi alimentari, di oggetti che comunque qui la comunità sta raccogliendo per distribuire sul territorio. La settimana scorsa ho sentito un sacerdote, che padre Vasil è il responsabile della Caritas ucraina, diciamo così, in Italia, e lui mi ha dato una indicazione: mai fermare la carità, perché io ho chiesto poi se è necessario raccogliere ancora aiuti umanitari, e lui mi ha supplicato: mai fermare la carità,
Per questo vi chiedo ancora e ancora, non fermiamoci nella carità, continuare l'aiuto sia per quelli che sono ancora costretti di rimanere in Italia, anche se vedo che anche con una certa gioia che stanno qui, perché dopo aver guarito le loro ferite vedono che finalmente hanno cominciato a vedere la vita un po' diversa. Allora noi continuiamo ancora a sostenere le famiglie che sono arrivate e soprattutto adesso dobbiamo anche concentrare le nostre forze a coloro che è ancora in Ucraina e ancora sta soffrendo e ancora chiede l'aiuto. E tante associazioni di volontariato dicono che gli aiuti sempre in crescita, ma sempre in crescita quando ci sono i volontari che mandano questi aiuti, perciò abbiamo bisogno ancora. La Pasqua è anche un modo per far sentire la vicinanza alla comunità ucraina del Tiguglio di Genova e c'è bisogno anche di sostenere le famiglie, le persone che sono sul territorio. Una raccolta che viene rinnovata, è una richiesta di aiuto che continua. Sì, grazie. Adesso abbiamo cominciato di nuovo che per le mamme, quelle che sono con bambini che non riescono a tornare a casa, che si sono rimasti qui, e proprio quelli che chiedono perché non riescono ad andare a lavorare, perché ci sono bambini piccoli che abitano da qui in Tiguglio, Lavagna, Chiavari, Levi, e San Salvatore e così eccetera, e adesso abbiamo cominciato e già pian pianino la gente che portano un po'. Di che cosa c'è bisogno? E in particolare per i bimbi che ormai stanno crescendo anche sul territorio, è più di un anno che si trovano qui, c'è bisogno anche per loro. Sì, grazie. E le cose solite, pasta, riso, tonno, olio, sughetti, quelli che pronti, per bambini, merendini, per la scuola e così. C'è bisogno anche di vestiti, la parte raccolta, quelli invernali sono stati spediti negli ultimi giorni in Ucraina, c'è bisogno di vestiario estivo adesso, primaverile. Sì, sì. Sì, cominciamo a raccogliere già più vestiti più leggeri e anche le scarpe. Sì, e anche la roba igienica per bambini, fazzoletti umidi, carta igienica, queste cose qua. Punto di riferimento resta la chiesa delle Clarisse a Chiavari, dove ci saranno le persone che accoglieranno chi vorrà donare. Sì, due giorni in settimana, martedì e sabato, dalle 2 fino alle 5. Questi due giorni che ci siamo sempre in pomeriggio qua, martedì e sabato. Quante sono le persone che sono sostenute sul territorio, numericamente? Sono tanti che sono andati a casa già in Ucraina. Ci sono anche tanti che sono ritornati di nuovo, perché è un pericolo. Più o meno 200 qua in Tiguglio. Ora torniamo a Genova, all'Istituto Don Bosco, a San Pier d'Arena. Il 25 aprile ci sarà la giornata dei ministranti, il convegno diocesano che viene organizzato ogni anno con giochi per tutti e con momenti di riflessione. Vediamo insieme il servizio di presentazione. Di uno solo c'è bisogno, è il tema dell'edizione 2023 del convegno ministranti che l'Arcidiocesi di Genova organizza il 25 aprile a partire dalle 8:30 all'Istituto Don Bosco di San Pier d'Arena. Occorre iscriversi entro il 16 di aprile per partecipare alla giornata e alle MOMI, le Olimpiadi dei Ministranti. Dalle 8:30 alle 9:30 l'accoglienza, quindi avranno inizio i giochi che saranno un po' le Olimpiadi del Movimento Ministranti Diocesano. È una sorta di sfida, di competizione tra i diversi gruppi chierichetti delle diverse parrocchie, dove si mettono un po' alla prova le conoscenze pratiche, le conoscenze teoriche che sono legate al servizio all'altare e alla vita cristiana in genere. Ecco, fino alla messa che si terrà a mezzogiorno, che sarà presieduta dal nostro arcivescovo, e dove così i nostri chierichetti hanno possibilità anche di incontrare, di parlare, ecco, di avere un piccolo incontro con il nostro vescovo. Nel pomeriggio, dopo un momento di catechesi, poi il grande gioco tutti insieme, la giornata termina con la premiazione, momento
molto, molto atteso e molto teso, dove viene, diciamo, proclamata la classifica e viene proclamato il vincitore che da quel giorno lì dovrà custodire il Momi Palio fino all'anno successivo. Sono tantissimi ogni anno i bambini e le bambine che partecipano a questo, che è anche un momento di festa che ha avuto uno stop solo nell'anno del lockdown. Tante volte fare il chierichetto può sembrare un po' non proprio alla moda, magari non proprio da primo della classe, magari non da. E quindi certe volte c'è un po' il rischio per alcuni di dire ma non faccio più, smetto perché mi prendono in giro. Invece vedere che tanti altri nostri amici con cui condividiamo la fede in Gesù prima di tutto e il bel compito di servire il sacerdote durante la celebrazione della messa e nelle altre liturgie. Il fatto di essere sempre tantissimi, adesso dopo il Covid naturalmente, c'è stata un po' una diminuzione delle partecipazioni, come penso sia, ecco, naturale, forse, dati un po' i rischi e le paure che ci stanno. Ma ecco, quest'anno cerchiamo un po' di, abbiamo provato, cercato a contattare un po' le parrocchie che gli anni passati avevano partecipato, perché è davvero una giornata splendida, certamente la primavera già inoltrata aiuta a passare una giornata insieme. Però sì, fondamentalmente quello che attira di più è lo stare insieme. Lo stare insieme riconoscendosi accomunati dalla fede e dalla volontà e dal piacere di servire il Signore attraverso il servizio dell'altare. La parola chiave è servizio, una parola antica, forse un po' fuori moda, ma che acquisisce un senso nuovo nel tempo della formazione per i seminaristi e nel tempo dello stare insieme per chi si accosta a questo ministero. La liturgia è il luogo in cui abbiamo un contatto diretto con Dio attraverso parole, segni, simboli che all'apparenza sembrano vuoti ma carichi di un intenso significato di fede. La parola servizio è proprio un mettersi a disposizione. Un mettersi a disposizione, in particolare il servizio del chierichetto, del ministrante, è quello di quello che dico un po' ai chierichetti che incontro, di dare il buon esempio, avendo un po', passiamo un po' il termine, ma la fortuna o il privilegio di stare a stretto contatto col Signore, diciamo quando si rende presente durante la celebrazione della messa, è compito di un chierichetto dare buon esempio ai fedeli che sono tra l'assemblea affinché sappiano come si incontra il Signore. Come è bene incontrare il Signore. Quindi è proprio non tanto un mettersi in mostra, un fare delle cose, ma davvero aiutare la gente, aiutare i fedeli che partecipano all'Eucarestia, perché loro possano vivere un momento di preghiera molto più intenso che se all'altare non ci fosse lo sacerdote che deve fare tanti movimenti da solo, magari. Oppure tanti che non avendo un esempio a cui guardare non sanno magari come si vive la liturgia. E il chierichetto ha proprio questo servizio qua, di mostrare come la liturgia va vissuta, cosa la liturgia significa per un cristiano. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.